scendeva copiosa sugli abitati sparsi di zoldo alto. Come ogni inverno, ricopriva col suo piacore numerosi villaggi posti lungo il torrente Mae, piccolo affluente del Piave. Cadeva morbida sui vecchi tabià, le tipiche costruzioni in legno e pietra che caratterizzavano i borghi. Nascondeva i sentieri di montagna, imbavucava le chiesette. Situato nel cuore delle Dolomiti bellunesi, tra le cime del Monte Pelmo e del Monte Civetta, il comune punteggiava con i suoi piccoli centri la Val di Zoldo, costituito com'era da località di poche anime ciascuno. Gli agglomerati più grossi, Fusine e Pecol, contavano circa 200 abitanti, quelli minori, Cordel e Gamals, una sessantina. Pochi chilometri separavano un villaggio dall'altro, ma specialmente d'inverno, a causa delle intemperie del freddo, oppure nelle altre stagioni, per l'esiguità dei mezzi di trasporto, i contatti erano poco frequenti. Ogni paese viveva chiuso nel suo mondo solitario, fatto di abitudini e tradizioni semplici, di calore familiare, di lunghe passeggiate tra i monti della bella stagione, di racconti vicino al camino e di neve, tanta neve in inverno. Mai però si era vista una nevicata come quella sera della vigilia di Natale del 1881. Ebbene, buonasera a tutti. Ho voluto dare inizio con questo passo, che è proprio quello iniziale del libro che presentiamo questa sera, Pioggia d'ottobre, della professoressa Beatrice Montenegro. Questa sera siamo tra professori, quindi accademia, accademia di Leverano e Copertino. E ho questo onore appunto di stare con loro e di averle scelte, di aver scelto sia la professoressa Sandrina Schito, che è sindaco, come sapete, del comune di Copertino, e la professoressa Maria Felicita Cordella. Dicevo, questo libro si tratta di una storia, ed è una storia che a me è molto vicina, una storia di famiglia, che nasceva nel 1881, come appunto ho letto poc'anzi. Ed è una storia alla quale io sono molto legata, perché sono vicino ai familiari, la famiglia appunto della quale è trattata, sono vicino al mio caro nonno. Si parla infatti della famiglia Maier, che sono anche vicino a Beatrice. E ciò che però mi preme dire, do magari dei brevi spunti di riflessione, diciamo così, o dei punti chiave sui quali poi magari sia Maria Felicita sia la professoressa Sandrina cercheranno poi di approfondire e discutere insieme, perché sia appunto un confronto dialettico, come amo che siano questi incontri, no? di confronto e anche di crescita. E in questa storia raccontata in maniera agile e anche molto bene da Beatrice, e i valori che emergono e che in un certo senso è il caso anche di richiamare sono il valore dell'onestà, il sentimento intenso e profondo dell'amore, ma soprattutto appunto questi valori, no? Dell'onestà, dell'onore e dell'onorabilità, che sono valori in un certo senso sottaciuti, perché si tende insomma ad essere un po' in un certo senso dominati, no? Da questa società mercificata, da questa società dominata dalla fretta, dal correre, dove non si presta molta attenzione appunto alla tradizione, alle cose che invece hanno valori, che costituiscono la nostra memoria e la nostra identità, della quale, senza la quale non potremmo, non ci conosceremmo, non sapremmo né chi siamo, né soprattutto dove andare e quale futuro insomma andare incontro. Dicevo, valori soprattutto che emergono. E emerge anche un intenso e profondo sentimento dell'amore.
Questo amore, che è un amore incondizionato appunto tra Luigi e Barbara, ed è un amore insomma forte che ovviamente quando leggerete scoprirete. E un altro diciamo, aspetto che vorrei sottolineare è di leggere con attenzione questo libro, ma soprattutto di non porsi con pregiudizi né giudizi, no? Di guardarlo nel contempo, sia con gli occhi appunto del presente, ma soprattutto con gli occhi del passato, cioè di quel secolo che è stato, del quale è nata appunto la storia. Perché è bene guardarla nel complesso, nella completezza, dico io, non solamente con i sensi, no? Con i quattro sensi che abbiamo, della vista, dell'udito, del tatto o dell'olfatto, ma anche del quinto senso, lo voglio definire così, che è il senso dell'anima, che appunto è grazie all'anima che riusciamo a comprendere, a vedere nell'interezza e anche con chiarezza questa storia che è limpida, che è chiara, che è cristallina, che è molto intensa, e poi ce lo spiegheranno molto bene le nostre relatrici. E quindi io passo la parola alla professoressa Sandrina Schito. Dice di cominciare io. Ah, vuole cominciare la professoressa Felicita, allora do la parola e poi magari. Brava, sì, grazie. Leggendo il gradevole romanzo di Beatrice Montenegro, che appunto è ambientato tra il 1881 e il 1909, vi dirò da cosa sono stata piacevolmente colpita. Intanto dalle ottime capacità descrittive di Beatrice. I paesaggi così vari, dalle Alpi di Zoldo Alto, paese del Bellunese, da cui comincia la storia, come diceva poc'anzi Alessandra, fino poi al nostro Salento, al Salento di Galatina e Leverano. Direi che sono stati. C'è anche un pochino Copertino. Perché a un certo punto Luigi viene a confessarsi dai frati, come consuetudine per Copertino e paesi limitrofi, andare a confessarsi dai frati. Anche questa è una bella pennellata. Io dico, ecco, che Beatrice ha dipinto tutto questo. Questi paesaggi sono dipinti con dovizia di particolari e anche con il gusto si sente la partecipazione dell'autrice, con il gusto di fornire al lettore uno scenario completo su cui si staglia lo scorrere degli eventi, il fluire della storia. Una storia che è romanzata, ma che si basa, come abbiamo capito da quello che ci ha detto Alessandra, che si basa su fatti realmente avvenuti. E quindi c'è all'inizio questa vita del villaggio di montagna, ha introdotto appunto la prima lettura. Itabià, per esempio, questa nota, questo notare il tipo di abitazioni particolari di quella zona, che poi sono le case tradizionali, abbiamo sentito che sono di pietra e legno, imbiancate. E poi le abitudini montanare, questa grande casa col camino, la notte di Natale dell'81 in cui si riuniscono i parenti e questi signori vogliono sfoggiare la loro accoglienza, la preparazione di un cenone che sia all'altezza della loro condizione, perché la famiglia Maier, che è quella che vive appunto in questa casa di Zoldo Alto, numerosa come tutte le famiglie all'epoca, perché le famiglie che incontriamo, vedrete, sono sempre di 5-6 figlioli almeno, e dunque, e di borghesi benestanti. Quindi c'è una notte di Natale all'insegna dell'eleganza,
dove i parenti, le cugine aspettano di incontrare i figlioli di Antonia e Giobatta. Penso che Giobatta sia diminutivo di Giovan Battista sicuramente. Come pure penso che Titta, quando arriveremo a Don Titta, anche quello credo che sia un diminutivo di Giovan Battista. E quindi sono dei borghesi benestanti e sono proprietari di una distilleria. Quindi ci aspetteremmo che tutti i figlioli continuassero in qualche modo, i figli maschi perlomeno, perché poi faremo tutto un discorso sulla donna che all'epoca non parla. Io ho detto che abbiamo trovato delle donne che non parlano in questa Roma, ma era normale. E questo è significativo della condizione della donna che ancora oggi sta lottando, figuriamoci nel 1881. Va bene, è un discorso che faremo. E così in questo contesto conosciamo il protagonista della storia, questo Luigi Maier. Io quando appare lui sulla scena ho notato che tutti quanti hanno gli occhi puntati su di lui, perché i parenti sanno che Luigi è uno spirito inquieto. Non è il tipo di ragazzo che tanto continuerà l'attività del padre, tutt'altro. Io l'ho definito animo inquieto perché è intraprendente e un carattere complesso, però soprattutto generoso, sensibile, un ragazzo dai valori veramente particolari che balzano subito all'occhio. E qui ancora una volta devo mettere in evidenza la perizia dell'autrice, attenta e precisa, e questa analisi psicologica che fa del personaggio. E così lei, come ce lo presenta, ci fa conoscere una gran bella persona. Noi Luigi lo conosciamo così. E acuta Beatrice nella scelta del lessico, e con il lessico giusto evidenzia i valori che caratterizzano Luigi. Luigi che quindi annuncia a tutti che vuole essere arruolato nell'arma dei carabinieri. Così fa, e quindi lo chiameremo il carabiniere Luigi. Molto presto diventerà brigadiere perché si distingue addirittura per un atto di eroismo. E poi comandante vedremo strada facendo. Quindi Luigi lo possiamo definire onesto, benevolo verso tutti, generoso, animato da spirito di servizio. Lui si arruola con questo spirito ed anche eroe, perché salva un bambino che viene trascinato dalla corrente con il suo cagnolino e lui non esita a buttarsi nel fiume per salvarlo. Subito dopo arriva la promozione a brigadiere, quindi lo conosciamo così. Però no, ci fermiamo adesso, diciamo come viene presentato all'inizio, quindi lo possiamo definire anche eroe. Poi deve avere la sua destinazione, no? Il carabiniere, perché i primi tempi rimane lì, però poi ha la sua destinazione ed ecco com'è che arriva in Salento. È destinato a Galatina, lui si trova in tutt'altro paesaggio e qui è bravissima la penna di Beatrice, perché risalta il Salento con le sue bellezze, le sue tradizioni e i suoi riti. E su questo poi farò una domanda a Beatrice, perché la descrizione delle tradizioni e di particolari riti mi ha veramente appassionata. Lui è animato da tale desiderio di inserirsi bene in questo ambiente che, dice l'autrice, vuole imparare il dialetto del luogo, il dialetto salentino, se non a parlarlo almeno a comprenderlo. E nelle lettere alla mamma, che lui è legatissimo ad Antonia, descrive sia i luoghi che questa gente ospitale. Ecco, io direi così: Montenegro è riuscita a filtrare il suo amore per la terra salentina, perché si sente fortemente il suo legame per il Salento, attraverso gli occhi di Luigi. Noi lo conosciamo attraverso gli occhi di Luigi.
E qui c'è il discorso della cappella di San Pietro e Paolo a Galatina, su cui io ti voglio chiedere qualcosa, i racconti, il rito delle tarantate, ma anche il fatto che lui assista a questo, alle tarantate a San Pietro e Paolo il 29 giugno a Galatina. E poi più in là ne parleremo, l'incontro del grandissimo amore della sua vita, Barbara. E come diceva Alessandra, qui è il trionfo assoluto dell'amore. Io mi fermo. Leggo, visto che vi ho parlato appunto di Norvegia Meyer, leggo un passo relativo alla descrizione del creativo. Poi do la parola a... In caserma Luigi si sentì subito a suo agio. La calorosa stretta di mano del comandante della stazione di Longarone, un uomo robusto dalla faccia simpatica, gli trasmise immediatamente la gioia dell'accoglienza premurosa e la sensazione di trovarsi in casa propria. Gli furono presentati i colleghi, quasi tutti giovani come lui, tranne uno il cui nome, Fortunato, memorizzò dal primo istante, sembrandogli di buon auspicio. Aveva circa 40 anni e si comportava con gli altri carabinieri con l'attenzione e la cura di un fratello maggiore, dando consigli, incoraggiando, richiamandoli quando sbagliavano. Tra di loro Luigi non avvertì alcun imbarazzo, gli sembrò di essere ancora nella sua famiglia. Anche l'ambiente della caserma gli piacque. Le stanze arredate con pochi mobili e suppellettili, delle sedie e qualche quadro nel corridoio, una scrivania, un armadio, il ritratto del re di fronte alla porta della camera del comandante. Tre tavolini dislocati in varie parti di una stanza più grande dove stazionavano i carabinieri di turno. Sedie e calendari di diversi anni con storie dell'arma appesi ai muri. L'odore di incartamenti e di fili elettrici, il rumore dei passi cadenzati del comandante quando arrivava al mattino o si spostava da una stanza all'altra, la sua voce cavernosa che chiamava, o l'uno o l'altro dei subalterni. Tutto gli parve nuovo ed interessante, mentre il suo entusiasmo era alle stelle. Maria Felicita ci ha proprio immessi nel racconto, ce l'ha proprio fatto immaginare e vedere, siamo nel romanzo e siamo nella voce narrante che ha una focalizzazione tale per cui in realtà noi ci rendiamo conto di chi parla e dei pensieri delle persone che parlano. È già stato detto che questo è un racconto che si snoda tra nord e sud, anzi attraversa tutta l'Italia, lunga chilometri. Il viaggio di Luigi è descritto in questo modo, lungo chilometri, e nel leggerlo è impensabile non ricordare i lunghi viaggi fatti da chi veramente ha pensato di percorrere l'Italia in treno. Dal sud al nord non si arriva mai e cambiano i paesaggi. Luigi dal Veneto, da questo luogo e dalla sua famiglia, con una mamma veramente molto presente che lo accompagna sapendo di questo profondo distacco, quindi è una madre come tutte le madri, potrebbe essere una madre del sud e non una madre del nord, lo accompagna per la prima volta temendo ecco, la scelta del figlio, ma poi quando definitivamente la sua sede sarà il sud Italia, Galatina, pensa di averlo perduto, perché in realtà questo figlio è un figlio inquieto e quindi non è mai contento, lo dice lui stesso, forse mio padre aveva ragione nel ritenere che qualunque luogo per me non fosse il luogo definitivo, che in realtà fossi alla ricerca d'altro, e questo è già da che muove i primi passi. E comunque è un libro di luoghi, di paesaggi, Felicità lo ha già detto, e di attraversamenti, il nord e il sud, con le tradizioni diverse, con sistemi familiari differenti, in cui io vedo come la figura delle madri in realtà siano contrapposte nei comportamenti, stranamente.
La madre di Luigi, che è una donna veneta del nord, è timorosa e piange, nasconde le lacrime e non vuole accompagnarlo alla stazione. La madre di Barbara, la protagonista, la donna che lui ama, in realtà è una madre tutta salentina. E l'educazione, in qualche modo, le ha nelle redini. E la madre che è preoccupata della figlia, l'educazione del Salento e delle madri, la grande madre Demetra che ci prende nel ventre, che fa del sud questo grande ventre, questa è un'abilità straordinaria che l'autrice ha saputo cogliere in una sfumatura e in una leggerezza che è proprio la leggerezza della penna, che ci fa comprendere e ci riconosciamo. Riconosciamo in questa madre i racconti delle nostre madri e il racconto delle nostre nonne e delle nostre zie quando raccontano dei loro fidanzamenti. Hanno un cliché. Che cosa succede? Un fidanzamento in una casa salentina è dettata da alcuni rituali e da alcuni comportamenti. Non si può stare soli in una stanza, si è sempre accompagnati. E sia la presenza di quindi però la figura della madre, della matriarca è molto forte, è fortissima, è tanto forte quanto non lo è la figlia, perché la figlia è esattamente l'opposto della madre, non parla, segue il marito, è quasi muta, dice Felicita, non parla. È innamorata di quest'uomo e quest'uomo è innamorato di lei come veramente può essere suggerito da tutti i gesti, da tutte le parole, da tutti i comportamenti. Ma nel libro è anche bellissimo questo incontro, che viene introdotto in questo modo, e questo fa la differenza in un libro, le parole, il modo in cui le parole sono composte, in cui le parole stanno insieme, la sequenza. Fu così che la vide, questa è l'introduzione. La notò da lontano mentre le si avvicinava con la bicicletta. Era rimasta un po' indietro dagli amici ed era china a svendere un cespo di verdura con paziente cura. Ed è un gioco di sguardi, non voglio andare avanti, non voglio leggere, è un gioco di sguardi, due si incrociano. Ed è in climax ascendente questo innamoramento, va salendo, 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 e sale proprio anche nel lettore questa tensione fino al loro incontro, prima gli sguardi che si incrociano, senza dirsi nulla. In realtà ci sono questi appuntamenti che i due sanno che avranno, fino a questo primo appuntamento ad una festa, dove c'è sempre un'altra matriarca, che è la sorella maggiore, che accompagna questa figura minore, ed è un tipico anche questo della tradizione salentina, di quello che accadeva nelle nostre famiglie. E poi c'è questo amore, e lì a un certo punto però la protagonista viene fuori e difende con forza questo legame dalla madre, dicendo che il suo Luigi farà determinate cose e che ella è sicura del suo affetto, e quindi questa forza che in qualche modo è ereditato e che all'inizio non si percepisce, ma non si percepirà neanche dopo, emerge soltanto nella difesa di questo amore. E lo fa venendo fuori, ella così giovane, un'età, una differenza di età molto evidente, forte, e che però difende con veramente con un coraggio che le donne del tempo non avrebbero avuto. Ella dice, parla di amore, perché Luigi le ha insegnato che cosa sia questa parola, ed è veramente un momento bellissimo del libro. E sembra quasi Gismunda che difende, diciamo, la sua relazione scoperta dal padre e dice: questo è l'amore, io ho bisogno dell'amore. Per la prima volta pronuncia queste parole una donna del sud, una contadina che raccoglie cicorie, perché così la vede, eppure la veste di grande poesia. E la semplicità di questa donna, con questi occhi allungati che poi egli vedrà nei figli riconoscendo l'amore della madre, è una costante, è una dea pur così semplice nella sua bellezza, ed è innamorato in una misura tale che per proteggere questo amore non rivela neanche un grande dolore, ed è una protezione di questo grande amore.
fino alla fine, lasciandola all'oscuro nel suo profondo dolore, la protegge così come l'ha protetta all'inizio. Quest'uomo rinuncia per questa donna anche alla divisa, per poi doverla reindossare in un'altra situazione. Fa gesti che lo fanno grandissimo. Ella è scelta nel romanzo. Sì, sì, è una figura ideale di uomo, è una figura ideale di uomo che tutte le donne vorrebbero conoscere, ma insomma, in questo caso è il caso di dire cherche l'homme. È così. È un uomo, ecco, uno incontra una persona e pensa, ecco un uomo che per questa donna fa quello che farebbe un cavaliere medievale e che farebbe un cavaliere nella trasposizione dei modelli medievali, lo fa fino alla fine, fino all'onore, fino alla difesa dell'onore, nella maniera estrema. È una dama, si può dire, ma forse sì, sarebbe anche bello poterlo dire. Ed è un personaggio incredibile, è il figlio ribelle, tra virgolette, inquieto, che riesce invece a dimostrare alla fine di questo racconto e di questa narrazione quanto egli stia alla divisa nei suoi valori, quanto è ai valori della vita e dell'essere uomo. È una figura descritta in una maniera straordinaria, da cui lui esce forte. E la donna amata, bella, questa contadina bella, semplice, presa probabilmente anche dal fascino di lui, dalla divisa, da questi sguardi, catturata da questa parola amore, probabilmente la donna è innamorata dell'amore, lo segue nei luoghi, inizialmente dicendo che di star bene in qualunque luogo, ma poi comprendendo che in realtà è il bisogno di se stessa, di un altro luogo, che la fa sentire sicura. Ed egli giganteggia nei due, giganteggia, sembra una comprimaria in realtà, è in realtà una comprimaria, il protagonista assoluto è lui, lo sarà fino alla fine anche in questo vuoto, in cui che lascia un po' di amaro, non solo per la scelta drammatica del protagonista, ma un po' di amaro per una scelta di la miseria, la difficoltà, diciamoci anche questo, essere donna del sud, soggetta a tanti pregiudizi e a tanto chiacchiericcio che soltanto le donne conoscono e che è una caratteristica, qui mi inserisco subito, di quello che può essere un veleno che viene inoculato in piccole stille, che è il passaparola, il chiacchiericcio, il voler costruire condizioni per invidia, un sentimento orribile che in qualche modo racconta una parte di comunità che appartiene a tutte le comunità e che tutti in qualche modo hanno potuto toccare con le proprie mani e che però fa parte di questa umanità che siamo anche noi, con le nostre piccolezze, con retaggi che sussistono e potrà cambiare qualunque cosa, ma questo fa parte purtroppo dei sentimenti umani, del nostro essere comunque piccoli. E da questa piccolezza, nonostante il gesto, si salva solo lui. E questa è la sensazione, senza aver raccontato, del libro. E concludo questo primo momento. È un Bildungsroman questo, è un romanzo di formazione. Il giovane protagonista che sembrerebbe uscire dal quadro di una famiglia tradizionale, che può essere una famiglia del sud, ma anche una famiglia del nord, ma anche una famiglia del nord Europa, quella di Thomas Mann per esempio, come anche quella di Verga, di tutte le famiglie numerose che hanno un sistema valoriale, un padre, una madre, un sistema di relazioni tali, si costruisce attraverso le esperienze, facendo dei passaggi, quindi anche un romanzo di formazione. Alla fine del romanzo, il mio giudizio personale di lettrice, il protagonista esce uomo anche nella scelta, non è un rinunciatario, è un uomo fino alla fine. Vorrei fare una domanda a questo punto per intervenire l'autrice, perché è giusto che sia così. E inizio, diciamo, col chiederti come è nato
fatto, no? Questo libro, la storia, la ricerca, insomma, intensa che è stata fatta. Vabbè, intanto voglio ringraziare le professoresse qui che hanno fatto un'esposizione, Alessandra, Maria Felicita e Sandrina, tutte e tre, un'esposizione veramente ricchissima, cioè hanno evidenziato molteplici aspetti che, insomma, forse neanche io mi ero resa conto di aver detto tanto poi, no? Infatti, sì, in effetti c'è un proverbio indiano che dice: quando hai parlato, ciò che hai detto diventa proprietà di un altro, ed è proprio così, no? Io ho scritto qualcosa e poi gli altri la fanno propria, la interpretano e magari notano anche cose che io non avevo magari considerato fino in fondo. Quindi ringrazio per le parole, insomma, veramente bellissime che mi avete detto. E niente, quindi volevo proprio dire questo, come è nata, no, l'idea di questo libro. È nato dal racconto che mia madre e mia zia ci facevano riguardo il protagonista del romanzo. E loro ogni tanto ci raccontavano questa storia in maniera lacunosa, incerta, vaga, e noi l'ascoltavamo, dico noi perché a interessarci a questa storia sono stata io, ma è stato in particolare un mio cugino che non è qui presente, fuori, non è potuto venire, Maurizio Quarta, qualcuno di Leverano lo conoscerà, che si è appassionato forse anche più di me alla storia e ha voluto saperne un po' di più, conoscere questo nostro antenato. Quindi ha fatto delle ricerche, ha raccolto un po' di documenti e poi mi ha proposto, conoscendo la mia passione per la scrittura anche, mi ha proposto di scrivere qualcosa. E quindi è venuto fuori questo mio primo libro, perché a me piace tanto scrivere. Ho scritto delle cose per conto mio a livello personale, ma non ho mai pubblicato niente, questa è la prima pubblicazione che faccio. E quindi è nato proprio dal desiderio di ricordare quest'uomo che ha sofferto, che ha vissuto una storia intensa, come poi è emerso, e però poi è stato dimenticato, forse anche un po' umiliato, come poi si capirà leggendo il libro. E quindi volevamo un po' richiamarlo alla memoria, rendergli onore anche se a distanza di tanto tempo, e quindi spero di esserci riuscita. E la storia, come hanno detto, no, quelli che mi hanno preceduto, si svolge dal 1881 al 1909, quindi una storia di altri tempi. Infatti si parla di tradizioni antiche, di metodi forse educativi antichi, sì, a volte un'eccessiva severità, no, nell'educare dei figli emerge, però ritengo che contenga anche tanti elementi di attualità. Sì, sicuramente il sentimento d'amore è un tema eterno e quindi è un motivo importante nel racconto, ma poi anche i risvolti che può avere, no, questo sentimento, diversi, in questo caso drammatici, come accade a volte nella nostra società di oggi. Spesso le relazioni sono vissute in maniera sbagliata, in maniera esagerata, con esiti poi tragici, e anche l'invidia che può suscitare questo sentimento, che può suscitare anche una persona un po' diversa, una famiglia un po' diversa, perché la famiglia De Meyer è un po' diversa rispetto, no, alle altre, emerge un po', e quindi attira gli sguardi non sempre benevoli della gente. E questo mi sembra anche attuale, no? La maldicenza, la calunnia, le fake news, oggi si parla di fake news, no? Magari sono cambiati i mezzi, no, in cui, attraverso i quali si esprime la maldicenza, ma in realtà c'è ancora oggi. E quindi niente, questo un po' così è nato, dall'idea di mio cugino che poi mi ha fatto la proposta. E volevamo anche spiegare l'origine in fondo della nostra famiglia, perché il protagonista, come ha detto Alessandra, no, che poi è mia cugina anche, è un mio bisnonno, nel romanzo una delle figlie è mia nonna,
da cui poi ho preso anche il nome io, perché si chiamava Antonietta Beatrice Pazienza, io ho il secondo nome, no Beatrice? Quindi volevamo anche spiegare l'origine di questa famiglia, in fondo noi siamo qui perché quest'uomo venne da Veneto, insomma, fin qua, è un po' questo. Bravo. Voglio dire un'altra cosa a proposito delle pennellate, no? Di cui ho parlato prima e a cui ha accennato molto bene anche Sandrina. E questa ragazza è molto bello il racconto, innanzitutto la descrizione, no? Bellissima, mora, mediterranea, però sta raccogliendo delle cicorie. Ebbene, lui, una ragazza così semplice, la descrive, la ama come una Madonna medievale, come uno di quei racconti della cavalleria, come hai detto tu, perché proprio la idealizza a tal punto che ci appare subito veramente, si staglia anche questa figura, che pure è un pochino più in giù del protagonista, ma diventa, grazie a questo amore profondo di cui è oggetto, che però poi lei sa ricambiare, diventa davvero un personaggio ideale anche come figura di donna. E poi a proposito delle abitudini che si dovevano rispettare per incontrarsi, no? Mi è piaciuto molto che ci si vedeva alla fontana, qui a Copertino si è sempre fatto, si è sempre raccontato questo. Quando io ero piccolina lo sentivo raccontare, quelli poi sai dove si vedono? Alla fontana, perché le ragazze di famiglia modesta andavano a prendere l'acqua alla fontana. Io che abitavo in Via Verdi e lì vicino c'è stata sempre la fontana, vedevo tutte arrivare queste ragazze con i recipienti e i ragazzi approfittavano di quell'attimo per avvicinarsi e magari carpire pure un mezzo appuntamento per la sera. Sì, e poi un'altra cosa bella, un'altra pennellata che ho notato, quando la mamma, e come dici tu, perché poi è matriarcato, dice: figlia mia, ma chi lo conosce? E sì, ti piace, ma che ne sappiamo, quello dal nord viene e poi se ne andrà, non ti illudere, da dove è venuto se ne va, e che ne sappiamo chi è lui, nonostante che lei dica, ti rassicuro, ha dei sentimenti meravigliosi. Questo dialogo con la mamma è proprio caratteristico dei contatti tra le figlie e le mamme dei nostri paesi. E poi il bello quando lei dice, si fece forte e pronunciò quella parola, è amore, e lo dice davanti al padre, il che significava proprio sfidare l'autorità per eccellenza, e dice al padre, io sono sicura che amore, questo amore vince su tutto, e così sarà. Così sarà, perché questo amore vince quando Luigi è passa quella notte di tormento tremenda, descritta benissimo da Beatrice, doveva prendere una decisione e lui riesce a sbarcarla questa notte con la decisione presa. L'arma non gli avrebbe dato il permesso perché non aveva finito la ferma obbligatoria. Lei era giovanissima, quindi era impensabile pensare di poterla sposare. L'unica cosa per averla subito, perché lui è impaziente, è proprio decisamente impaziente, non pensa a tempi lunghi, non se lo pone proprio questo pensiero di aspettare. Lui esce da quella notte d'inferno così, avendo scelto, scrive e dice, come farò a dirlo ai miei genitori? Lo dirò, intanto scrivo all'arma e do le dimissioni. Quindi proprio di una decisione, e credo che veramente Beatrice qui faccia risaltare la sua capacità di dare importanza ai valori, al di là delle storie, perché le storie sono importanti, ma quello che c'è dentro è il pensiero di chi fa queste storie. E così succede poi, va bene, loro partono per Zoldo Alto, poi ci sono tutte le vicende per cui lei, dopo aver avuto vari figli, anche questa famiglia numerosa, lei comincia a stare male, comincia prima con una specie di nostalgia, poi con dei disturbi veri e propri, per cui, cosa che all'epoca avveniva,
le si consiglia di tornare alla sua terra natia, per cui c'è tutto lo spostamento di questa carovana di figli, lei la definisce, e proprio si usava. E come fai, e la madre di lui lo dice, come fate a fare questo viaggio da capo con quella carovana di figli in treno, con tutti questi piccini che non si riesce a controllare? E dice giustamente Beatrice, questo viaggio fu diverso dall'altro, fu molto più impegnativo, però viene in qualche modo compensata tutta la fatica dall'esclamare dei bambini, il mare, il mare, il mare, il mare. Perché quando loro arrivano giù nel sud d'Italia, i bambini restano così conquistati da questa massa d'acqua meravigliosa che è il mare. E poi voglio chiedere a Beatrice, poi magari lo facciamo dopo, oltre a questi racconti, perché c'è per esempio la Pasquetta di Leverano che è bellissima, ci sono le processioni, e nella Pasquetta ci sono le accaregge, me le sono segnate, perché da noi si chiamano palumette. Eppure siamo vicinissimi, no? Le vostre sono a Careggio, poi la fiera di Licirase, San Rocco, ecco, questo partecipare, tu praticamente fai partecipare il lettore. Noi partecipiamo a tutti questi riti attraverso gli occhi di Luigi e di Barbara. E poi mi piace anche quel tuo annotare la situazione del sud nel periodo del post-unità d'Italia, perché tu parli del brigantaggio e giustifichi anche l'importanza di questa guardia municipale, perché lui poi si arruolerà nella guardia municipale. Ed è una vita intensa, era intensa perché bisognava reprimere, c'era questa repressione di cui, no, abbiamo tanto studiato noi. Ebbene, nei nostri paesi c'era, si sentiva. Come pure, Beatrice, un'altra cosa interessantissima, e tu metti in evidenza la condizione veramente misera di questi nostri paesi, è l'analfabetismo. Bellissimo quel passaggio in cui Antonietta, perché la figlia si chiamerà come Antonia e avrà tre nomi come ce l'hanno tutti, e si chiamerà Antonietta come primo nome, quando viene ammirata dai suoi coetanei, che lei appare sedicenne molto bella e anche ammirata dagli amici, dai figli di amici di Luigi, tu ci tieni a dire, lei aveva studiato, era andata a scuola, sapeva leggere e scrivere, come un evento straordinario. Queste cose ce le dobbiamo ricordare, perché non sono solo cose che leggiamo sui libri di storia, questa era la condizione. È molto bello questo fatto che tu lo abbia, e la mamma te le diceva queste cose. Straordinario. Sì, 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 sì. Erano quei pochi a cui si rivolgevano coloro che dovevano scrivere. E poi ci sarebbero da dire tante cose anche dopo sul fatto di come lui si comporta quando entra nella guardia municipale e come è generoso, per esempio, con il ladruncolo pentito che lo fa diventare scopino, magari lo diciamo dopo. Che mettono in evidenza sempre, che poi una persona fino alla fine è così, solo che ci dispiace da morire poi alla fine. Allora, un altro aspetto che non è emerso, però è bene insomma chiedere, magari chiedo anche a Beatrice e alla nostra Roberta Esperidi, che appunto è l'editrice del libro. Chi ha scritto Beatrice, come nasce il titolo Pioggia d'ottobre? Io mi sono soffermata, ovviamente dopo averlo letto, proprio sul significato, no, della pioggia e del mese anche di ottobre, che esistenzialmente hanno un significato molto profondo, un senso profondo, no? Perché indicano il passaggio, la trasformazione, il cambiamento,
esistenziale. Infatti, ad ogni quasi in maniera cadenzata, ad ogni capitolo c'è questa, compare proprio questa pioggia e anche il mese come indice di un cambiamento, di qualcosa che deve avvenire e potrà essere ovviamente, può accadere sia portare degli esiti positivi che negativi, così, sia gioia che dolori. Cosa? Il tempo contadino. Il tempo sì. Il tempo senza tempo. Il tempo, il tempo è sì. Anche lo stato d'animo in questo caso. È un attimo, il tempo è, della complessità. È un intreccio, almeno dal mio punto di vista. Sì. Perché le stagioni richiamano non solo lo stato d'animo, ma veramente questo il romanzo si articola proprio in questo modo: è un luogo di spazio, un luogo di tempo, è un luogo di stagione, è un topos proprio particolare, così come a tutti i topoi corrisponde proprio la trasformazione dal nord al sud, da comportamentali del nord a quelli del sud, le classi sociali nord-sud, che sono fortissime. Questa bellissima ragazza che viene ammirata, ma è ammirata dai figli di coloro i quali possono osare avvicinarsi a lei, perché un altro non lo avrebbe mai fatto, perché dal punto di vista è evidente, la classe sociale di appartenenza è tale per cui l'ascesa anche del comandante è tale per cui diventa il comandante delle guardie di Leveramo, e per questo motivo il farmacista ha una cerchia di amicizia di livello, cosa che accadeva nei nostri paesi. E credo che lei, che Barbara, si senta onorata. Certamente, di aver avuto le attenzioni del comandante. Certamente, perché comunque non dimentichiamo mai da dove arriva, raccoglieva le cipolle, era una contadina. E sapete che questa cerchia e queste persone importanti si relazionano con il marito, fa questo. Ma questa è ancora una volta un'attenzione profonda per i nostri territori, per quello che accadeva. E che guardate, in maniera strana accade ancora, anche se noi non ce ne rendiamo conto, riteniamo che l'emancipazione, riteniamo che il progresso, riteniamo che la l'indipendenza e anche l'accesso alla cultura abbiano costituito un sistema per cui le persone sono tutte uguali. Di fatto però nei paesi questo non è. E questo ce lo dobbiamo dire, è un romanzo che fa, posso, mi sentite tanto, no? È un romanzo che fa riflettere molto. Io da questo punto di vista devo dire che è stato uno spunto per me per cogliere questi aspetti, e ritengo che sia interessante anche parlarne, perché noi pensiamo di esserci liberati con l'istruzione da una gabbia che faceva sì che le persone fossero poi tutte uguali. In realtà questo non è, e non è ancora. Per quanto ce lo vogliamo dire, non è ancora, perché ancora conta da dove arrivi, di chi sei figlio, con chi ti relazioni. È terribile, ma queste cose accadono nel sud più che nel nord, perché ancora abbiamo un sistema per il quale la persona diventa estranea ad un sistema. La moglie del comandante è accettata perché è la moglie del comandante. E guardate, l'aggressione nei confronti della moglie del comandante è tanto facile perché è una donna, perché non appartiene allo stesso ceto sociale. Lui li supera tutti, si innamora di lei e la vede come una dea, ed è una dea fino alla fine, nonostante questo intricato percorso della notte, del giorno, dei pensieri che lo affliggono. Oggi, ed è un uomo, perché altri uomini oggi le donne le uccidono per questo motivo, ecco perché è un uomo, e mi ha fatto pensare a quello che in condizioni rovesciate accade oggi. Quante donne vengono uccise per motivi di gelosia, per un tormento, per chissà quanti motivi? Al contrario, questo è un romanzo al contrario, dove valgono i valori della società primitiva, di cui stranamente il protagonista, che si è formato al nord, che è vissuto al nord, è depositario. Ha fatto suoi i valori del sud più che un uomo del sud stesso, perché questi personaggi piccoli piccoli che ruotano
attorno, l'invidioso, colui il quale vorrebbe essere al suo posto e non ce la fa, e non capisce perché tutto questo si crea attorno a questa famiglia, che di fatto è una famiglia che attrae per la diversità, per il senso dell'estraneità, perché guardate, uno straniero è più ben accetto che un autoctono, a cui non si perdonano le cose. E alla moglie dello straniero non si perdona di essere una donna del sud povera. Magari non sapeva, cioè non sapeva interloquire, lo faceva lui per lei perché aveva l'accento, perché aveva una serie di elementi che lo portavano a interloquire. Io adesso non conosco bene la storia, ma immagino e leggo tra le righe anche questo passaggio, mi piacerebbe saperlo, com'era lei davvero, perché non parla, a parte pungere le figlie e metterle quattro cantoni quando ricamano, c'è molto mistero attorno a questa figura, moltissimo. No, niente, volevo riprendere quello che diceva Alessandra a proposito riguardo il titolo, no? La pioggia, io un po' la storia l'ho romanzata, no? Non tutto è vero quello che ho raccontato, non potevo dire, cioè raccontarla come una cronistoria vera e propria. E quindi ho immaginato questo leitmotiv, diciamo, no? Della pioggia che accompagna i momenti principali della vita del protagonista. Infatti quando nasce si scatena un temporale, quando parte per venire al sud piove, e piove anche nel finale, nella fase, nel momento decisivo della storia. Come appunto un elemento che sottolineava lo stato d'animo, l'eccezionalità dei fatti che stavano accadendo. Quanto poi al personaggio, no? Lui è veramente così come l'ho descritto, almeno stando ai racconti che ne facevano le nostre mamme, cioè veramente era un carattere gioviale, disponibile, molto generoso. E c'è per esempio un episodio in cui si racconta, ed è vero, lo raccontava proprio la figlia, no? Che quando c'era molta miseria, no, quel tempo, e a volte qualcuno andava a bussare alla porta per chiedere un po' di pane, e lui ci raccontava, no, che toglieva un cucchiaio di cibo da ogni piatto delle figlie per farne un piattino da dare al mendicante. Cioè questo è un fatto vero, altre cose un po' le ho inventate, quindi lui era veramente così. Della moglie invece di Barbara si dice di meno, rimane in secondo piano per diversi motivi, un po' perché il protagonista è Luigi Meyer, è lui, e quindi si dà più risalto al suo carattere, agli episodi della sua vita, ma non solo per questo, anche perché la donna effettivamente viveva una situazione un po' subalterna, no, a quel tempo, quindi rimaneva bene o male sempre in secondo piano, e Luigi aveva una vita sociale, svolgeva questo lavoro che lo portava a contatto con le personalità più in vista del paese, e aveva questo carattere estroverso, generoso, quindi Gioco Forza si parlava più di lui, aveva più fatti da raccontare, si raccontano più cose su di lui. Ma anche perché proprio la famiglia ha amato più lui probabilmente, no? Per come era, per i risvolti della sua vita, e quindi ha lasciato sempre un po' in disparte la figura di Barbara, e quindi emerge di meno. Secondo me, ecco, proprio mi riallaccio a quello che hai detto tu e anche a quello che diceva prima Sabrina, una considerazione: Barbara se lo conquista il ruolo in qualche modo, pur essendo taciturna, perché se l'è conquistato attraverso i sentimenti. E su quello che diceva prima Sandrina, c'è un discorso di formazione che lei fa, ecco perché è una scrittura di formazione questa. Quando noi parliamo della ignoranza, del basso livello di tante relazioni al sud, lei ci vuole insegnare che non dobbiamo banalizzarle, perché in relazioni anche di persone modeste ci può essere, come c'è in Barbara, ma tanta di quella poesia, tanta di quella tenerezza, perché questo è un amore fatto così,
e di uno stile, di una delicatezza. Ieri sera si è parlato di tenerezza ai Davidi di Donatello, no? Ed è stato detto che il senso della vita è la tenerezza, l'amore, sì, tutto è, però se dietro non c'è tenerezza non si dà un senso. Ecco, allora stiamo attenti, credo che lei ci voglia dire questo, Beatrice, a non stigmatizzare queste figure, tanto è gente semplice, no? Tanto è gente ignorante, tanto è gente che gestisce le relazioni terra-terra. Attenzione, perché quanta poesia e quanto sentimento ci può essere in quelle relazioni. Quindi lei sovverte in qualche modo, no? Ecco, capovolge quelli che sono i luoghi comuni. E qui c'è il discorso dei topoi che devono cambiare, se vogliamo che la cultura cambi un poco le cose, perché ancora ne abbiamo tanti di questi retaggi. E poi volevo dire un'altra cosa, Beatrice, mi è piaciuto che tu, uno che diventa purtroppo protagonista di tanti guai, e lo chiami il ricco analfabeta. E qua c'è da dire tanto sull'arricchito, sul parvenu, su colui che crede di aver raggiunto chissà cosa e che invece diventa protagonista di tutto il male di questo racconto. E, per esempio, la descrizione della chiusura di Luigi. Tu lo fai molto bene, lui si chiude, ma noi sappiamo quasi tutto di questa chiusura. Con queste due pennellate sappiamo che ha rinunciato a parlare, perché Barbara tenta, perfino Antonietta tenta, ha rinunciato, ha deciso di chiudersi in se stessa, e poi questo tormento che diventa disperazione, e poi direi proprio la realtà deformata, quando ormai prende vigore nella sua mente questa realtà deformata, lui diventa vittima di se stesso, schiavo di quello. Quindi veramente ci insegni molto sul fatto di quanto la maldicenza, questi stereotipi tremendi, questi pregiudizi assurdi possano distruggere le persone, anche un uomo di quel livello, che abbiamo ammirato. E quindi, come dire, tu ci hai fatto condividere tutti questi passaggi dell'anima di Luigi. Tu sei stata veramente esperta a farci condividere tutto ciò che è accaduto nel suo animo. E poi comunque quasi una vittima di questa subcultura. Eh sì, subcultura, hai detto bene. E poi mi piace anche quando dici: pare che non sia rimasta traccia, eppure talvolta in questo soprannome Maiare il nostro pensiero va alla storia di Luigi Maier. E quindi noi pure abbiamo imparato tanto. Sei stata proprio brava. Un modo anche per spiegare l'origine di questo, sì, soprannome, no? E tu metti il soprannome Maier. Eh sì. La gente pronuncia e a modo suo, perché come avviene quasi sempre nelle soprannomi, le ingiurie, no? Che sono, che diventano poi indicativi. In particolare tu, che sai chi erano e sai. E quindi è bello anche questo aver poi, come dire, spiegato con i certificati di morte. Hai messo dietro, hai fatto un'appendice, hai spiegato con un'apostrofazione. Ecco, in qualche modo ci hai resi. Siamo entrati nella storia, siamo quasi un po' protagonisti pure noi. Brava veramente. Quanta passione. Si può notare da quello che è stato detto che emerge moltissima passione e entusiasmo, quindi noi siamo ben felici e vorremmo che ci fossero sempre più lette raccontate queste storie, no? Perché costituiscono il nostro tessuto sociale, la nostra cultura. Potremmo chiudere leggendo un passo, sì, e poi ringraziamo, sì, vorrei appunto far intervenire Roberta. Prego, così chiudiamo dopo. E poi vorrei ringraziare, è doveroso, il dottor Francesco Trono che ci ospita in questa meravigliosa sede di Copertino. Quindi insomma vorrei che venisse qui almeno per salutarci.
visto che abbiamo questo onore di averlo presente. Grazie. Buonasera, sono Roberta di Edizione Spelli, siamo vicini di qui di casa, veniamo da Monteroni e porto il saluto di mio marito che è in locandina, è evidente che non sono io Radio Martino. Ringrazio anch'io ovviamente questa cantina che ci ospita, io bevo sempre il vostro bianco che acquistiamo a Monteroni, piccola parentesi, ringrazio ovviamente la professoressa Schido, mi fa piacere insomma conoscerla in questa veste per me nuova, insomma non da politico ma da professoressa, grazie, sono contenta anche di aver conosciuto la professoressa Cordella che è benissimo, perfetto, un parterre di per professoressa d'altronde. E ci tenevo a dire questo, una cosa che noi diciamo spesso quando presentiamo i nostri autori, noi come casa editrice ci occupiamo soprattutto di saggistica, storia, archeologia, insomma architettura e arte, però abbiamo ovviamente un occhio anche per la narrativa e la poesia, che quando, nel caso appunto della narrativa e della poesia, quando un autore scrive e pubblica, sicuramente, apro e chiudo parentesi, c'è molto protagonismo, oggi si scrive molto di più di quanto si legga. E come casa editrice piccola, noi siamo attivi da appena 10 anni, vi assicuriamo che c'è veramente un sacco di gente che scrive la qualunque, però quando qualcuno scrive lo fa con metodo, con dedizione, con passione e con cura come lo fa Beatrice Montenegro, noi diciamo sempre questo, che è un po' come andare in una piazza e spogliarsi di dire io sono questa, lei ha fatto di più perché non ha parlato di se stessa, o meglio ha parlato di se stessa e della sua famiglia attraverso il vissuto. E adesso non voglio ripetere le preziosissime cose che ci avete detto, ha percorso un secolo e mezzo, una parte insomma di secolo di storia, ci ha ricordato le nostre tradizioni, i nostri modi di vivere e poi soprattutto questo chiacchiericcio, questo filo rosso, questa maldicenza che tanto condanniamo, ma io sono assolutamente scettica. È sempre presente, piove sempre su questa caratteristica. E la cosa peggiore che io aggiungo è che forse non c'è traccia molto in questo libro, che si parla comunque di una società, quella, ma anche questa, profondamente cattolica. Io sono cattolica praticante e vi assicuro che non c'è peggior chiacchieratore che... del cattolico, vero, io sono una praticante e questo spiace perché noi entriamo in chiesa, ci incensiamo, insomma cospargiamo il capo di cenere e poi usciamo e siamo esattamente quelli di prima. Adesso non voglio fare la omelia o la morale, assolutamente, però ecco, questo è un altro aspetto che è emerso anche questa sera, no? di questa partenza di cose che poi in realtà magari non ci sono, invece di questa esaltazione di appunto di meschinità che poi insomma portano a conseguenze. Sì, sì, chiudo, grazie ancora e passo la parola, grazie. È vero che subdola una cosa in questo chiacchiericcio, guardate che è la parte debole che viene colpita, è la donna, è la moglie, il modo per fare male a quest'uomo non è colpire lui, è colpire lei, il punto debole, e fare male a due, è proprio studiata nella mentalità, perché l'avversario non riesce a batterlo ad armi pari, beh, deve costruire attorno tutto il peggio possibile. È un bel pezzo di chi ha un senso profondo dell'inferiorità. È così. Anche perché un amore così grande, una coppia che si ama, sì, dà un po' di facilità. E poi ci vuole Mimino, ci vuole un carabiniere adesso. Ha ragione, ha ragione. Buonasera. Sono un maresciallo dei carabinieri, visto che si è parlato proprio dei carabinieri questa sera, anche con un microfono in mano io mi metto un po' in disagio, però non voglio almeno dire un qualcosa di me. E mi dispiace soltanto che ho carenza uditiva, perché tutto, ma più o meno devo afferrare i discorsi che si attaccano. Lo sponno che viene da lontano, nella nostra terra, che si innamora tanto delle usanze, non è tanto semplice, ma tanto facile. Anche perché noi siamo soggetti a spostarci da una parte all'altra. Uno, io personalmente, con mia che ho potuto vivere un anno qui, un anno lì, un anno lì, non ti permetteva nemmeno di conoscere le danze locali. Quindi cominciare a conoscere
E quando hai cominciato a conoscere, inseriti in quel contesto sociale di qualsiasi paese, stupido, rimandi andata avanti, e hai cominciato a capire. Diciamo che il protagonista è tanto fortunato che è rimasto sempre una parte, ha potuto approfondire ancora di più, diciamo, le questioni locali. Ha vissuto poco, molto giovane, sì. Però si è dovuto adattare a tanti cambiamenti in tutta la società. Sì. Io sono queste piccole cose qui, perché dentro mi sentivo un qualcosa, io non dire nulla, sarebbe stata una cosa troppo sciocca, perché come se vedessi Fernando adesso, diciamo, come vedo, Fernando Guida, colonnello, e come se mi dicesse a lui, vai di queste parole. E questo lo ringrazio per lui di aver dato questa forza di dire queste poche parole. Grazie tante. Ci sono altri interventi? Angelo, non ci dici niente. Avete detto tutto voi, e poi senza... Abbiamo detto troppo, forse. No, senza conoscere il contenuto fino in fondo, non vorrei dire cose spregevoli, però quanto hai detto voi è giusto. Non si è mai... Chi ha vissuto, chi ha... Il viaggio mi è piaciuto quando Sandrina ha parlato di questi viaggi che non finiscono mai, no? Di questo nuovo, perché la stessa cosa che ho vissuto io, quando sono arrivato giù al sud la prima volta, sono rimasto male. Perché dove sono arrivato? In Africa. Le strade, il caldo, la gente pure era diversa. Io quando ho visto mio zio, la prima volta che sono in Africa, perché somigliava più a un Negus che non a mia madre, perché era scuro di... Non c'era soda, no. Quindi sono tutte cose belle da sentire. E quando le racconti o leggi, non ci credi. No, è vero. Ma lei tu le hai vissute. Lei è stata bravissima. Recentemente ho ritrovato delle lettere, vabbè, non ci sono nel libro, delle lettere di mia nonna, la figlia, no, di Luigi Maier, che diceva in maniera così semplice l'impressione che aveva avuto quando era venuta dal nord, perché lei quando venne aveva già, insomma, qualche anno, era grandicella, no? Quindi ha dei ricordi delle montagne che aveva lasciato, e diceva proprio questo, no? Che aveva l'impressione che tutto fosse improvvisamente basso, il paese tutto abbassato, e poi le persone che incontrava le vedeva, gli sembravano gli uomini pallidi e piccoli, cioè da bambini pallidi, forse in contrasto, penso, con il colorito roseo magari del... Ma io posso dire una cosa, quando nel 56 sono detto mamma, l'ho portato qui perché era morta la matrigna, io chiesi a mio padre, papà, ma questi soldi sono buoni lì? Ecco. Si posso comprare? Vanno sì. Bene anche là, sì. È come se fosse un altro stato. No, ma la descrizione è stata bravissima. Allora, i libri sono di chi li legge, no? Sì. Soprattutto. Diventano proprio. E nel leggerlo, io questo tratto l'ho colto, un viaggio lunghissimo, un treno che non finisce mai, è esattamente la sensazione che io ho provato. I viaggi di ritorno al sud d'estate sono per me e il luogo una cosa diversa da quella che vedo. Di solito viaggio d'estate, insomma, per me era settembre-ottobre, ma veramente tutto più basso. Cioè proprio tutto più basso, le strade quasi umide e bagnate per il caldo, ancora intrise di quel caldo, e una sensazione di vuoto, di spazio che non può essere colmato con nessuna cosa, di vuoto e di spazio. E poi appunto gli uomini più bassi, credetemi, però proprio così, perché loro si ritrova, perché l'occhio di chi vede è soltanto uno straniero, non perché uno è straniero perché sta al nord o al sud, ma per capire come è strano il luogo, può cogliere questi aspetti che oggi che ci vivo non colgo più, però rimane nel ricordo, oggi che ci vivo non li colgo più, li coglie uno che arriva, e uno che arriva dopo molto tempo si rende conto, e sono ricordi indelebili che rimarranno sempre, sempre di altezza, quella pianura larga, incredibile, la strada dell'anima. Io ho un'amica di Cremona che è sposata e quindi sta da 50 anni qui, e lei dice che i primi anni
ogni tanto mi mancava l'aria, sì. Ma non vi so spiegare, mi giravo e non vedevo le montagne. Sì. Stavo male, quindi sì, sì. È una condizione, è vero. Il contrario. No, io dico c'è tanto spazio. No, è vero. Brava Beatrice, veramente brava. Dovevamo venire a Copertino per farti ricevere così tanti complimenti. Adesso mi scriverà l'altro, seconda puntata, la storia di lei. Vogliamo sapere di più di questo mistero. C'è il sindaco di Leverano che tutto questo lo definisce cultura di comunità, che a me è piaciuto molto, no? Perché è proprio parte della comunità. Allora chiudiamo con i saluti del dottor Trono. Non sono solamente saluti, ma un ringraziamento. Da qualche mese stiamo ormai in questa sala con Maria Felicita, con Angelo e oggi con la signora Roberta. Ci siamo, come dire, immersi in questa fascia, per cui nemmeno un saluto, ma solamente un ringraziamento a voi. La sala è sempre a disposizione per queste iniziative che, come tante volte ha detto il sindaco, fanno comunità. Al di là oggi sicuramente il tempo, no? Mentre venivo, il titolo pioggia d'ottobre, dobbiamo tutto quanto, per cui ripeto un grazie. A fare cultura in un luogo storico come questo e infatti, ma la parola cultura, agricoltura e cultura è quella, esatto, per cui ripeto non sono saluti, ma un ringraziamento pure a te e a tutti quanti, ripeto sia a te Felicita che ad Angelo, insomma avete prevoluto questa sala per presentare i vostri per noi è un piacere, però a questo punto giusto da chiudere questi momenti diciamo di riflessione sia personale che umana con un poco di vino, un bicchiere di vino e i prodotti della Fratelli di Sacra.